Ciao a tutti, oggi volevo parlare del mio semenzaio. Ho acquistato il semenzaio da montare, che dopo vi faccio vedere, un cavo in silicone riscaldante da 80 watt e un termostato per regolare la temperatura ambiente. Come youtuber veri facciamo l'unboxing, come dicono loro. Allora, vi spiego velocemente i vari componenti. Questo si collega alla presa di corrente, alla 220. Qui si collega il cavo riscaldante, il silicone impermeabile all'acqua. Si imposta la temperatura ambiente tramite questa sonda esterna. Per esempio, io voglio 16-17 gradi per agevolare la germinazione delle mie piantine, e lui cerca di mantenere la temperatura impostata. Adesso vi farò vedere anche questo cavo qui. Vedete i rumori del sottobosco, abbiamo i gatti, le galline, i cani, non ci annoiamo. Ecco, questo è un cavo da 6 metri in silicone. Il primo metro non scalda perché deve permettere di poi uscire per eventualmente collegarlo verso l'esterno. Io lo metterò a spirale sotto una base di paglia, che è un isolante naturale, e cercherò così di mantenere la temperatura ambiente tale da poter far germinare le mie piantine. Adesso vi faccio vedere il semenzaio così com'è e eventualmente lo montiamo insieme. Questo è un semenzaio a doppio cassone con pannelli in policarbonato da 4 mm, si apre su due ante. Adesso poi in link vi lascerò in descrizione tutti i link di dove li ho acquistati. Eccolo qui, è circa un metro quadro di dimensioni. Si apre con doppia anta, come vi dicevo, e il fondo non c'è, in quanto lo creerò io con la paglia. E adesso proviamo a montarlo. Le istruzioni sono in inglese, ma sono molto semplici. Chi come me ha montato per anni i mobili IKEA, questa è una sciocchezza. Comunque adesso poi vi mostrerò come fare. Intanto due parole. La confezione è molto ben fatta, i pannelli sono quelli che sono da 4 mm. Ci si potrebbe anche un attimino impiegare del tempo, comprare il materiale e farselo da sé, è vero, però questo l'ho pagato circa 40 euro alla fin fine. Il risparmio economico sarebbe stato irrisorio, ma con una perdita di tempo enorme, tempo che io adesso non ho, quindi è stata la soluzione migliore nel mio caso. Voi, se avete tempo e voglia, vi potete anche cimentare comprando i pannelli in policarbonato o in plexiglass al brico, dove volete, e lo potete fare, magari anche più spessi di 4 mm, magari da 6 sarebbero meglio. Comunque adesso li metto per terra, piano piano lo monto e vi faccio vedere poi il risultato finito come è venuto. Vi faccio vedere a grandi linee adesso come si monta. Come vedete ci sono degli incastri già posizionati sulle varie lastre. La comunità delle lastre e che sono numerate, numerano loro, mettono gli adesivi A, B, C, D e quello che è, quindi basta seguire le istruzioni ed è abbastanza semplice. Ora l'ho appoggiato per terra, devo finire di montarlo. Come vedete ci sono dei profili da infilare, tutto estremamente molto semplice. E come vi dicevo, scusate, stacco la fotocamera, sono tutti numerati. Quindi davvero è una prova di bambino. All'interno vanno posizionati dei rinforzi, sono contrassegnati dalla lettera Q, già preforati, vi forniscono le viti, le auto flettanti, e vanno sia da una parte davanti che la parte sul retro che devo ancora montare. Ho posizionato i due supporti laterali, destra e sinistra, sempre a incastro senza viti, e sopra ho incastrato la barra di rinforzo che farà poi da supporto alle due parti che si aprono sopra. Tutto a incastro, tutto molto semplice, davvero devo dire che è ben fatto. Peccato solo per i pannelli a 4 mm, ma insomma vediamo poi come rendono sul terreno. Allora, ho finito di montarlo. Adesso vi faccio vedere a grandi linee
come funziona e vi dico quali sono i pregi e i difetti. Questa parte qui si può aprire separato, questo invece apre insieme. A fianco ci sono, ecco qui, vedi, delle comode farfalle per registrare l'apertura, e ci sono dei fermi qualora si volesse tenere aperto. Fermi di plastica, si possono togliere ovviamente. Nel complesso è semplice da montare. I problemi sono sostanzialmente due: bisogna chiudere tutte le fughe d'aria, come questo ad esempio, è un problema di assemblaggio, quindi acquisterò quei nastri isolanti che si mettono alle finestre, domani lo isolerò bene, e poi comunque bisogna vedere il policarbonato da 4 mm se regge. Ormai andiamo verso la stagione calda, grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. Comunque, questi sono i difetti principali che vi volevo dire. Per il resto è molto semplice, molto bello, è un bel semenzaio. Adesso lo sistemiamo, mettiamo la paglia e mettiamo il cavo riscaldante, vi faccio vedere. Ho messo in posizione il semenzaio, metterò dei bancali piccolini, sopra i bancali metterò le piantine, sotto i bancali invece metterò la paglia e poi stenderò il cavo riscaldante. Allora, ho messo i bancali, ho messo la paglia sotto i bancali, non troppa perché devo far passare il cavo riscaldante. Ecco, col cavo riscaldante ho fatto una sorta di serpentina, ecco qui, sono riuscito con 6 metri a coprire tutta la parte che mi interessava, che è quella sotto i bancali, quindi se dovete comprarla vi consiglio anche a voi di comprare quella da 6 metri, 80 watt. Poi, come dicevo in descrizione, vi lascio tutti i link, così avete la spesa già fatta, insomma avete qualche indicazione, poi potete decidere. Ci sono anche le lampade da mettere che hanno la stessa funzione del cavo. Io ho preferito il cavo perché penso a un calore più uniforme. Adesso con l'altra paglia coprirò il cavo completamente, quindi non si vedrà più niente. Ho montato il termostato e ho messo la sonda all'interno. Adesso la temperatura verde che vedete è quella che rileva la sonda. C'erano 10 gradi e mezzo prima, ora ce ne sono 11, continuerà a salire. La temperatura rossa, che è quella che voi non vedete perché si vede poco, sono i gradi che io ho impostato, sono 16 gradi. Adesso i prossimi passi da fare saranno quello di integrare il termostato all'interno per ripararlo dalla pioggia, fare un forellino per far passare il filo così non mi rimane aperto, e poi vedere se funziona il tutto. Intanto guardate, siamo a 11.1, la salita della temperatura, l'aumento della temperatura non è immediato, ci vuole un po' di tempo, perché il cavo riscaldante al silicone lavora proprio così, non è immediato. E poi, come vi dicevo, con il nastro, quello isolante per le finestre, isolerò il tutto. Adesso faccio vedere come è venuto. Come vedete, quello che vedete in fondo è il primo metro di filo, che tanto non scalda. Tra un po' vediamo se comincia a scaldare. Non è immediato, ci vuole un po' di tempo. Sono passate circa 2 ore da quando ho acceso. Adesso vediamo la temperatura. Ecco, impostato 16 gradi. Siamo a 16.8, dovrebbe 16.6, dovrebbe staccare tra qualche minuto, quindi funziona abbastanza bene. C'è un buon tepore, probabilmente lo porterò a 18 gradi. Ho portato le ultime modifiche, non sono ancora quelle definitive, ma giusto per farvi vedere, ho chiuso con quel nastro per finestre che vi dicevo. Adesso dovrò calibrare bene i pesi, probabilmente dovrò mettere un contrappeso sopra per tenerlo bello schiacciato. Anche qui l'ho messo dalla parte interna dove poteva penetrare l'acqua, soprattutto poteva uscire il calore.
quindi a breve metterò le piantine e sistemerò il termostato in modo tale che non dia fastidio sul lato laterale. Poi posterò le foto sui miei social. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto volete condividerlo, ve ne sono grato. Se avete qualche consiglio da darmi vi ringrazio ulteriormente. Buona giornata.